Buongiorno bambini, siamo arrivati al penultimo capitolo che si intitola La cometa e l'astronauta. Un giorno d'estate, particolarmente bello e tranquillo, Zaccarina e Lupo Sabbioso erano sulla spiaggia a prendere il sole. Lupo Sabbioso si era raggomitolato formando un bel mucchietto di sabbia ondulata. E sopra, proprio al centro, era distesa Zaccarina, comoda e a suo agio, come su una morbida poltrona. Il mare sciaguattava, gli uccellini cinguettavano e Zaccarina trovava tutto incredibilmente noioso. Noia, noia, noia! Sbottò. Perché non succede mai niente? Succede? Chiese Lupo Sabbioso, mezzo addormentato. Sì, adesso, disse Zaccarina, tempestandolo di colpi con i pugni. Lupo Sabbioso si alzò, sbadigliò e stirò tutto il suo lungo corpo scintillante e dorato. Zaccarina capitombolò a terra. Guarda che succedono delle cose tutto il tempo, disse Lupo Sabbioso. In questo momento, per esempio, sta piovendo nel deserto del Gobi, per la prima volta da 7 anni. Intendo dire qui, spiegò Zaccarina, perché non succede niente qui? Ah, vedrai che fra poco succede, rispose Lupo Sabbioso. In quello stesso istante dal cielo si sentì una specie di sibilo. Zaccarina alzò gli occhi. C'era un gabbiano che volava. Un po' più in alto si vedeva un'aquila di mare e ancora più su una minuscola scintilla. La scintilla aumentò di dimensioni trasformandosi in una girandola crepitante e poi in una fiamma infuocata che si tramutò subito dopo espandendosi ancora e diventando un vero e proprio fuoco d'artificio, sibili e fischi, sprazzi rossi e bianchi e gialli e azzurri e perfino colori di cui Zaccarina neanche conosceva il nome. Aiuto! Gridò nascondendosi dietro Lupo Sabbioso e chiudendo forte gli occhi. Calmati! Gridò Lupo Sabbioso. Dopotutto è solo una. Pam! La terra tremò e la sabbia venne sollevata in alto. Poi scese il silenzio, un silenzio assoluto. Zaccarina riaprì gli occhi. Il fuoco d'artificio era cessato. Nella sabbia c'era un grosso cratere e dal bordo del cratere stava sbucando qualcosa che somigliava a un topo, un affarino grigio arruffato, sporco e spelacchiato. Era quasi la cosa più brutta che Zaccarina avesse visto in vita sua. Ciao, cometa, salutò Lupo Sabbioso. Ben trovato, vecchio mucchio di terra, squittì il topastro togliendosi la ghiaia dal pelo. E quello chi è? Chiese Zaccarina. Una cometa, rispose Lupo Sabbioso. Sai, uno di quei cosi che sfrecciano in giro per lo spazio. E il fuoco dove è andato a finire? Domandò Zaccarina. E tutti quei crepitii nel cielo? Ma lì no, è lui, rispose fra i denti Lupo Sabbioso, accennando con la testa a cometa. Zaccarina aveva la testa che girava a causa degli scoppi. Non capiva affatto cosa intendesse Lupo Sabbioso. Cosa c'entrava quell'affarino con la palla infuocata nel cielo, quella sfera grande, pericolosa e bellissima? Il topastro era esattamente il contrario. Ma è piccolissimo, osservò, e brutto anche. Shh, attenta che non ti senta, sussurrò Lupo Sabbioso. Le comete sono così, brutte e grigie quando stanno ferme, ma infuocate e splendide quando volano. Poi si rivolse a Cometa e chiese educatamente come andavano le cose nello spazio. Cometa rispose che regnavano il solito gelo e il solito silenzio di tomba. Anche se di cose ne succedono sempre parecchie, squittì, e si mise a raccontare di stelle che si erano scontrate e di stelle che si erano spente, di stelle che avevano cambiato colore e di stelle che erano diventate buchi neri. A Zaccarina girava la testa a forza di sentire parlare di stelle. Invece la vostra stella è bella gialla e vivace, disse Cometa, agitando la codina in direzione del sole. Quella non è mica una stella, obiettò Zaccarina, quello è il sole. Cometa la fissò. Cosa sei, scema? Sbottò. Vuoi botte? Zaccarina si arrabbiò di brutto. Che tipo antipatico! Prima aveva fatto un cratere nella spiaggia e ora si metteva anche a provocare. Lupo Sabbioso dovette affrettarsi a spiegare che in un certo senso Cometa aveva ragione. Il Sole è una stella. Molto grande, però, osservò Zaccarina.
Sì, più che altro molto vicina, disse Lupo Sabbioso. Le altre stelle sono grandi e roventi, almeno quanto il Sole, soltanto che si trovano molto più in là. Cometa si mise a zampettare in giro, inquieto e impaziente. Si raddrizzò la coda bruciacchiata e puntò il muso verso nord. Beh, il tempo vola, è ora di andare, disse. Questa vita terrena mi sta stretta per dindirindina. Beh, ci si vede al prossimo scontro. Dopodiché si avviò in mezzo ai sassi e ai cespugli, sulle sue corte gambette. Lupo Sabbioso scosse la testa. Le comete, disse, sempre di fretta, corrono come se avessero il fuoco al sedere. Ma scusa, perché non ha ripreso il volo? Chiese Zaccarina. Si va molto più veloci che a piedi, no? Lupo Sabbioso le spiegò che le comete erano degli assi quanto a sfrigolare in giro per lo spazio, ma dei disastri se si trattava di decollare da pianeti come la Terra, per esempio. Anche se veramente cometa ha un trucchetto tutto suo, continuò. Di solito si fa dare uno strappo da un razzo quando ne viene lanciato uno. Oh, che bellezza, disse Zaccarina, pensa a poter volare nello spazio, piacerebbe anche a me. Lupo Sabbioso sfoderò un gran sorriso bianco, piuttosto furbetto. Ma è quello che stai già facendo, spiegò. Voli continuamente nello spazio, a bordo del pianeta razzo di nome Terra. Perché la Terra vola? Domandò Zaccarina. Se vola, rispose Lupo Sabbioso, a 72.000 milioni di chilometri all'ora, vola straveloce, dritta, attraverso lo spazio. Swash! Oh! Commentò Zaccarina sentendosi girare improvvisamente la testa, si stese sulla schiena nella sabbia e chiuse gli occhi. 72.000 km all'ora sembravano moltissimi, meglio tenersi in modo da non cadere giù. Pianeta razzo, pensò, ma allora sono un astronauta e sfrecciò via nello spazio, tanto forte da sentire un sibilo nelle orecchie e un solletichino nella pancia. Buon viaggio, augurò il lupo sabbioso. Poi riempì il cratere di sabbia e borbottò: queste comete, possibile che non imparino mai a rimettere a posto?